Questo evento che celebriamo oggi è una cosa straordinaria perché non è usuale che delle aziende private finanzino gli studi di studenti meritevoli. Di che cosa si tratta? Abbiamo la possibilità di finanziare 6 borse di studio per immatricolati alla laurea magistrale in ingegneria elettrica dell'Università dell'Aquila. Le borse di studio sono molto consistenti e consentiranno a questi ragazzi di poter sostenere alcune delle spese che possono avere nel corso dei loro studi. Le borse sono biennali perché il corso di laurea dura 2 anni e l'ammontare di ciascuna borsa è di 500 euro mensili per complessivi 12.000 euro nell'arco dei 2 anni. Nell'insieme le 5 aziende che hanno aderito a questa nostra iniziativa quindi daranno ai ragazzi 72.000 euro in 2 anni. Quindi uno sforzo economico molto consistente che è dovuto al fatto che queste aziende con le quali noi collaboriamo da tanti anni nell'ambito della ricerca, credono in noi, credono nella formazione che noi facciamo all'Aquila in ingegneria elettrica e hanno bisogno di tecnici bravi, sanno che noi formiamo degli ottimi tecnici perché la collaborazione scientifica che abbiamo avuto con loro ne è stata la riprova e quindi hanno aderito volentieri a questa mia proposta, come ho detto in altre circostanze, di creare una sorta di club degli amici dell'ingegneria elettrica all'Aquila. Le aziende sono aziende nazionali, cito Tecnomatic, che è un'azienda abruzzese, leader nel settore dell'automotive, cito la Edison che è di Milano, azienda diciamo, di spessore internazionale che agisce nel settore dell'energia, c'è Umbra Cuscinetti che è un'azienda della provincia di Perugia che lavora nel settore dell'aeronautica, dell'automotive e dell'industria. Poi c'è un'azienda toscana di Arezzo, la Tesar, che produce trasformatori elettrici. E per ultima, ma non meno importante, c'è un'azienda milanese che organizza fiere tecniche. In particolare con noi collabora nella realizzazione di una fiera internazionale, la seconda per importanza in Europa, nel settore dell'elettromeccanica. E questa azienda è la Quick Fair. Per l'università è molto importante il contatto con il mondo del lavoro. I nostri ragazzi devono ovviamente avere un titolo di studio che li inserisca in modo attivo, in modo facile, il più possibile nel mondo del lavoro. Quindi l'interesse delle aziende prima del percorso, che venga completato il percorso, è una chiara testimonianza che siamo nel passo giusto. La collaborazione università-impresa sta diventando una legge, una regola a cui non si può sfuggire. L'università chiusa nelle proprie scienze, nelle proprie ricerche, non ha più senso. Una cosa che è nuova e che stiamo anche promuovendo è il dottorato anche in azienda. Quindi questo che è un supporto agli studenti della laurea magistrale porterà in modo naturale allo sbocco per qualcuno di questi studenti, di altri studenti, di fare un dottorato in azienda. Noi in Italia sappiamo tutti che viviamo una grande crisi, la quantità di giovani disoccupati è enorme. Diciamo che l'ingegneria, i nostri laureati, forse rappresentano un'eccezione nel panorama nazionale, certo una piccola goccia, però ci dà molta fiducia che possiamo estendere quello che riusciamo a fare per i nostri laureati in questi corsi così bene apprezzati nel mondo del lavoro a vari settori e magari anche ad altri settori della società locale e regionale e nazionale. Noi stiamo puntando molto sull'internazionalizzazione delle lauree, soprattutto delle lauree magistrali e dei dottorati. Quindi sicuramente su questa grande e ottima iniziativa vedremo arrivare studenti da tutte parti del mondo per creare quella che si chiama giustamente non fuga di cervelli, ma circolazione di cervelli. Noi puntiamo al fatto che mandiamo uno studente all'estero,
benissimo, fa le sue esperienze, però qualcuno da qualche altra parte del mondo viene e lo sostituisce e poi di nuovo si crea questo circolo virtuoso. E avere sempre da noi ragazzi motivati, ben preparati e capaci di dare un contributo alla società in cui viviamo.